Garantisco per i miei titoli. Ti assicuro, non sono sinceri. Sono strano, una media buona. Di problemi, trucco che cola. Hai presentato la tua nuova canzone. Raccontaci com'è andata. Allora, ho presentato il mio nuovo pezzo tramite un release party al Buddha Pub di Fano. È stato meraviglioso, era la prima volta che facevo un evento del genere, avevo veramente tanta emozione. È andata benissimo, il pezzo è piaciuto particolarmente dai commenti che mi dicevano in serata, quindi sono davvero davvero grata e emozionatissima. Le tue canzoni sono autobiografiche? Esatto, sì, tutto quello che scrivo deriva da quella che è la mia storia e quelle che sono le mie esperienze. Tutti i pezzi che scrivo svolgono un percorso, partono da quelle che sono state un po' le esperienze che mi hanno segnato di più nella mia vita, partendo da purtroppo i lutti che ho avuto in famiglia, che mi hanno dato una particolare ispirazione per far sì che quel dolore si trasformasse in voglia di vivere e che mi aiutasse a imparare realmente qualcosa. Quindi le mie canzoni le definirei un bel percorso. Lasciami stare, sto male, e vivo come un cane, e non è normale. Mi serve solo tempo, tu dammi del tempo. In un gioco di parti riconosco me stessa che mi inganno da anni. Non è cruda. E vista la tua giovane età, quanto l'amore influisce sui tuoi testi? Beh, io devo dire che l'amore e la passione soprattutto stanno anche al centro dei miei brani. Quale messaggio vuoi trasmettere con la tua musica? Beh, sicuramente con la mia musica voglio trasmettere il messaggio di essere se stessi, di dire quello che si vuole nel modo più opportuno secondo il proprio credo. Questo secondo me sta alla base di quella che è la mia arte. Raccontiamo ai giovani telespettatori che vogliono intraprendere la carriera musicale gli step da seguire, per esempio, per realizzare un brano. Sicuramente quello che consiglierei come step da seguire, secondo quello che è il mio planning, io cerco, visto che non suono, dei tie beat su YouTube e poi inizio un po' a giocarci sopra con qualche melodia. Non parto mai con un'idea ben precisa di quello che voglio dire, non mi do mai limiti. E da lì inizio proprio a vagare con una tranquillità assurda. Quindi quello che vi consiglio è, se volete fare musica o scrivere canzoni, veramente divertitevi e non pensate troppo. Non è tardi, non è tardi, sarò nuda e cruda sotto i vostri sguardi. Non è tardi mai, non è tardi mai, non mi serve più sentire, non fa niente. Non è cruda. Mandiamo un messaggio ai giovani per spronarli a seguire i loro sogni. Beh, sicuramente ragazzi bisogna osare nella vita, perché così ci divertiamo. Vivere veramente al massimo, sognate, perché è fondamentale, soprattutto per noi giovani, ma anche per le persone più grandi. Non abbiate paura. Obiettivi per il futuro? Allora, stiamo facendo tantissime cose, ci sarà un concerto quest'estate a Fano, stiamo iniziando una collaborazione con l'ente del comune di Fano per la generazione Z, sono veramente contenta e chissà, magari qualche EP, non lo so, qualche EP, mi butto molto oltre. Tu dammi del tempo.